Siamo in compagnia di Gianni Amelio, ospite del Giardino delle Idee, dove ha presentato il suo romanzo d'esordio Politeama. Un esordio narrativo straordinariamente intenso e profondo. Gianni, come nasce Politeama? Politeama nasce come romanzo e non come film, perché naturalmente ho sentito il bisogno di raccontarlo per parole invece che per immagini. Non è stato premeditato, non mi sono seduto e ho detto adesso scrivo un libro. È venuto spontaneamente e l'ho scritto di getto in 28 giorni, poi ci sono ritornato sopra chiaramente, ed è un romanzo-romanzo, cioè un romanzo che non diventerà un film. Politeama è un romanzo tenero e crudele, disperato e struggente, che non somiglia a nessun altro. Gianni, lavorare da solo, davanti a un computer, è stata più una fuga da qualcosa o un punto d'arrivo? È stato bello perché non è vero che la pagina bianca del computer o un foglio ti diano il senso della solitudine oppure, insomma, ti diano il panico, no? L'importante è metterci la prima parola. Se viene la prima parola, poi arriveranno tutte le altre. Gianni, la scrittura è essenziale, punta al cuore delle cose, svela un sentimento di incrollabile fiducia nella forza della diversità. Quanto c'è di Amelio dentro il romanzo? Io ho scritto un esergo all'inizio del romanzo che praticamente racconta il mio rapporto con il personaggio e dice, me lo ricordo a memoria, una frase di Mark Twain: eravamo gemelli da bambini, uno dei due è annegato, ma io non ho mai saputo se era lui o ero io.